Sinceramente che sono stato veramente male, sono stato parecchi giorni insomma in depressione perché ho provato una cosa sulla mia pelle che non avevo mai provato, no? Mi sono reso conto a 39 anni suonati di come la TV, le radio e i giornali abbiano insomma la forza di capovolgere nettamente una situazione. Dopo aver finito quell'esibizione ormai storica per noi, io vi dico la verità, cioè, intorno al palco, io e i miei musicisti, le persone che stavano lì, le famiglie, i bambini, i ragazzi come voi, insomma, c'erano 200.000 persone che hanno applaudito la nostra esibizione a spalle larghe. Eravamo insomma inondati di una ebbrezza positiva, no? Poi quando sono tornato a casa e ho acceso la televisione, e vi giuro sugli occhi dei miei figli che ho acceso la televisione, ho trovato il Presidente del Consiglio che citava la rima di Gastrite. Allora mi sono reso conto che ero entrato in un gioco forse più grande di me, no? E che avevo dato ingenuamente il modo di strumentalizzare il mio pensiero. Perché quando ho ascoltato quelle parole dette da Renzi, dette in quel modo poi, e quando ho letto gli articoli, soprattutto su Repubblica, insomma, ho capito che stavano cercando di distruggermi. Infatti oggi qui oltre ci sono oltre 3.000 persone e non c'è stato e questo concerto non è stato segnalato dal gruppo Espresso, dei dirigenti della RAI, insomma, no? Che hanno comunque in realtà è così, in realtà sti cazzi. Perché se il pensiero è la televisione è mia, e se tu la pensi diversamente da me non devi parlare. La radio è mia, e se tu la pensi diversamente da me non devi parlare. Il giornale è mio, e se la pensi diversamente da me non devi parlare. Questa non è democrazia, questa è dittatura. E se gli amici del gruppo Espresso, soprattutto gli amici di Repubblica e i dirigenti della RAI, credono che questa sia democrazia, allora la risposta che continuo a dare è sempre la stessa. La risposta che continuo a dare è sti cazzi.
quello che ti fa. Schifo, Giorgio Moritano, non il politico, deve essere umano.